come ci si deve comportare in un torneo Sealed di Flesh and Blood? Quali saranno le dinamiche che muoveranno questo stile di gioco? Ed esiste un modo per riuscire a muovere al meglio già da subito i primi passi in questa modalità di gioco presente in FAB? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Il Sealed è stato uno dei formati più importanti già dalle prime stagioni di Flesh and Blood. Essendo un fronte inesplorato per molti nuovi combattenti, si potrebbe avere difficoltà a capire cosa fare quando si partecipa ad un torneo che vede questa modalità di gioco farla da padrona. Per facilitare il concetto, non ci spingeremo troppo oltre con i set, essendo questa una dinamica basata unicamente sull'apertura di bustine di espansione, ma limiteremo il tutto alla prima. Welcome to Raid. In questo modo, dopo aver appreso il funzionamento del sistema, potrete applicarlo a qualsiasi espansione presente in Flesh and Blood, garantendovi sicuramente più possibilità di aggiudicarvi la vittoria finale. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete, potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete, inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link, aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo assieme, attraverso 4 semplici passaggi, come affrontare un evento Sealed in Flesh and Blood. Andiamo a dargli un'occhiata. Primo passaggio: ordinare accuratamente le carte. Il primo passo sarà aprire semplicemente i pacchetti che avrete ottenuto prima dell'inizio del torneo e ordinare le carte. Sì, Arconte, sembra abbastanza semplice a parole. Ma come? La risposta sarà disponendole in pile. A seconda dell'espansione ci saranno diverse pile alle quali dovrete fare affidamento. Per quanto riguarderà Welcome to Raid, potrete ordinare le carte in 5 pile: generico, bruto, guardiano, ninja e guerriero. Per quanto riguarderà invece l'equipaggiamento, quello generico andrà nella pila generica, mentre quello del bruto nella pila del bruto e così via. Assicuratevi di rimuovere tutte le carte token che non vi saranno utili allo scopo attivo di creare un mazzo performante. Per orientarvi al meglio e abbreviare i tempi, potrete notare che ogni classe avrà una cornice diversa sulla carta che ne rappresenterà la classe stessa. Utilizzando questo aspetto velocizzerete il processo. Fatto ciò, potrete procedere al secondo passo. Secondo passaggio: analisi di ogni pila. Ogni classe in Welcome to Raid giocherà in modo diverso, e ciò richiederà carte e interazioni chiave differenti nel proprio mazzo. Un modo semplice per capire cosa ci sarà di buono in ogni classe sarà leggere l'effetto dell'eroe e della sua rispettiva arma che andrete ad utilizzare durante l'evento. Ricordate che potrete giocare con uno qualsiasi degli eroi presenti nel set di riferimento preso in considerazione per il torneo. Quindi analizzate appieno tutti i pro e i contro dell'eroe che più si adatterà al vostro personale e stile di combattimento prima di procedere alla scelta. Sì, Arconte, tu la fai sempre facile, ma quali saranno le carte principali da includere all'interno del mazzo una volta che si procederà alla scelta dell'eroe?
scopriamolo assieme analizzando in breve quali saranno gli elementi fondamentali che potranno tornarvi utili durante una battaglia, sempre in relazione ai quattro campioni presenti in Welcome to Raid. Bruto. Il Bruto sarà un ottimo combattente e la sua peculiarità sarà quella di sferrare grandi attacchi. Per questo dovrete optare per delle carte che andranno a potenziare il suo valore di offesa. Sia l'effetto del campione che la sua arma beneficeranno dallo scartare carte dalla mano con forza pari o superiore a 6, quindi la vostra scelta dovrà tendere su un mix di elementi che andranno, per l'appunto, a scartare carte dalla mano come costo aggiuntivo, e carte che potranno essere scartate ed automaticamente rendersi utili allo scopo, avendo esse un valore di attacco pari o superiore a 6. Rifornitevi anche di istantanei che potenzieranno l'attacco, o di azioni con Go Again, che vi permetteranno di sferrare un nuovo assalto ai danni di chi vi giocherà contro. Le carte con costo di risorsa pari a 2 saranno perfette da picciare, dato che entreranno in perfetta sincronia con la clava del Bruto. Cosa prendere in considerazione? Le carte che forniranno Go Again per potenziare i propri assalti e gli attacchi che scarteranno carte con valore pari o superiore a 6 come costo addizionale per essere innescate. Elementi chiave per generare risorse e valore durante la partita. Carte con pitch a 2 di colore giallo e carte con potere di attacco pari o superiore a 6. Guardiano. Bravo in questo caso sarà l'uomo che farà per voi. La sua strategia sarà semplice quanto potente. Un attacco per turno. Questo campione eseguirà assalti massicci usando idealmente la sua abilità per renderli difficili da bloccare, mentre andrà ad utilizzare il resto delle carte presenti nella vostra mano per bloccare i danni in arrivo. Se vorrete impiegare questo eroe dovrete fare i conti con il valore di pitch delle carte presenti nel mazzo. Bravo non vuole, ma pretende di giocare carte costose nel deck e con valore di attacco massiccio, e di conseguenza avrete bisogno di elementi con pitch pari a 3 per sorreggere i suoi costi elevati, utili a sostenere un singolo attacco per turno. Quando avrete soddisfatto il costo di ogni assalto, ricordate di utilizzare le carte rimanenti nella vostra mano come ultimo baluardo di difesa per contrastare gli attacchi dei vostri rivali. Notate bene, non utilizzate mai le defense reaction come pitch, dato che saranno preziose alleate durante la vostra fase di difesa. Cosa prendere in considerazione? Reazioni di difesa che vi porteranno supporto in caso di attacco massiccio da parte del vostro avversario e azioni di attacco con valore di potenza pari o superiore a 7 per soddisfare la vostra fase offensiva. Elementi chiave per generare risorse e valore durante la partita. Molte carte con valore di pitch pari a 3 e carte con costo convertito in risorsa pari o superiori a 3. Ninja. Il ninja, essendo un combattente agile e rapido, sarà caratterizzato da numerosi attacchi sferrati in un singolo turno. Quindi il vostro focus sarà su tutti quegli elementi che avranno le parole chiave Go Again e Combo. Ogni attacco di questo campione, infatti, sarà parte di una catena che renderà ogni colpo più potente se giocato nella sequenza corretta. Una combinazione di carte che potrà risultare pesante da fermare per l'avversario potrà essere la sinergia tra Leg Tap, Rising Knee Thrust e Blackout Kick. Possedere tutte e tre queste carte in un mazzo sealed rappresenterà un punto di forza fondamentale per giocare il ninja. Inoltre ricordate sempre che ogni catena dovrà necessariamente iniziare con una carta che avrà Go Again, quindi assicuratevi di averne almeno una ad inizio di ogni turno per potenziare in modo crescente i vostri assalti. Se avrete delle mancanze a livello di carte con combo, l'effetto di Katsu vi verrà in aiuto, ma sarà fondamentale per voi iniziare qualsiasi catena di combattimento nel modo più aggressivo possibile. Cosa prendere in considerazione? Carte con le parole chiavi Go Again e Combo nel testo. Elementi chiave per generare risorse e valore durante la partita. Carte con costo in risorse pari a 0, ne troverete un numero discreto tra quelle specifiche per questa classe,
e lanciare carte con costo di pitch pari a 3 per aiutare la daga a sferrare molteplici attacchi verso il vostro avversario. Guerriero. Il guerriero avrà uno stile di combattimento unicamente incentrato sulla Dawnblade, quindi la vostra ricerca dovrà essere focalizzata sulla presenza di carte che andranno a fare riferimento proprio all'arma. La Dawnblade avrà un'abilità speciale che gli consentirà di sferrare più attacchi se colpirà due volte di seguito, e di conseguenza necessiterete di elementi che garantiranno alla spada l'effetto Go Again. Sarà anche importante avere una quantità adeguata di reazioni di attacco nel mazzo che nel momento opportuno caricheranno la vostra arma aumentandogli il valore di potenza. Ciò vi garantirà che gli assalti che attuerete avranno sempre quell'elemento sorpresa che coglieranno impreparato l'avversario. Cosa prendere in considerazione? Le carte che forniranno Go Again all'arma e diverse reazioni di attacco per potenziare il vostro potere offensivo. Elementi chiave per generare risorse e valore durante la partita. Dorinthea è la più versatile di tutti gli eroi, a mio parere, e vi permetterà di essere più flessibili sulla presenza di pitch diversi all'interno del deck. Carte generiche. Le carte generiche per natura svolgeranno un ruolo unico per permettervi un adattamento ideale verso ogni classe disponibile. Tuttavia, non potranno sempre rappresentare qualcosa di pensato unicamente per la classe che andrete a scegliere. Alcune generiche, infatti, sono state ideate appositamente per favorire una o due classi nello specifico, e quando inizierete a giocare in un torneo Sealed sarà altrettanto importante capire a quale classe o classi queste tipologie di carte faranno riferimento. Una lista veloce per riassumere tutto quello che è stato detto potrà essere: per il bruto, carte con valore pari o superiore a 6, carte con pitch a 2 di colore giallo e carte che forniranno Go Again per potenziare la fase di attacco. Per il guardiano, carte con costo in risorse pari o superiore a 3, carte con pitch a 3 di colore blu e un gran numero di defense reaction per assicurarsi di sopravvivere come meglio si potrà agli assalti nemici. Per il ninja, carte con costo in risorse pari a 0 e carte con Go Again. E per il guerriero, infine, elementi con Go Again e carte che potenzieranno il valore d'attacco dell'arma. Bene, dopo aver compreso come gestirsi durante la fase di selezione delle carte che faranno parte del vostro mazzo, procediamo al terzo punto. Terzo passaggio: rimuovere tutte le opzioni che renderanno una classe debole. Arconte, in che senso? Notate bene, in questo passaggio ancora non avrete messo mano alla costruzione del deck, ma vi troverete nel bel mezzo della selezione dell'eroe che vi accompagnerà per l'intera durata del torneo. Quindi, dopo aver analizzato ogni campione, ci saranno alcune classi che semplicemente non avranno elementi validi per far funzionare le cose. Sarà del tutto normale che in un formato come questo non tutte le pile avranno supporti validi per far girare al meglio lo stile di combattimento di ogni eroe. Quindi dovrete iniziare ad eliminare le classi che non avranno sinergie che potranno risultare pericolose, ad esempio un mazzo ninja che non potrà creare catene di combattimento valide attraverso l'utilizzo di carte con combo o Go Again, o che non avranno abbastanza carte per sostenere il sistema di risorse, rallentando fatalmente la dinamica di gioco, come ad esempio un bruto che non potrà sferrare attacchi massivi per mancanza di carte con forza pari a 6 o superiore da scartare. Quindi, compreso ciò, ed eliminati tutti quei campioni che non risulterebbero performanti durante un match, potrete accedere alla quarta ed ultima fase. Quarto passaggio, scegliete una classe e costruite il mazzo. Ora vi dovrete ritrovare a fare una scelta tra un paio di eroi, e l'opzione più saggia, ma allo stesso tempo che potrebbe sembrare irragionevole, sarebbe quella di costruire un mazzo per ognuno di essi. Per farlo, dovrete disporre tutte le carte dedicate alle classi, così come i generici che si adatteranno al meglio alla rispettiva classe, ordinandole in base al costo espresso in valore di pitch e di seguito in base al costo di lancio.
Fate attenzione a quanto sarà alto il costo del vostro mazzo per riuscire a giocare carte. Di solito la cosa sarà direttamente proporzionale. Maggiore sarà il costo medio per riuscire ad impiegare carte dalla mano, maggiore sarà il numero di carte con piccia 3, con la striscia blu in alto per intenderci, che dovrete avere nel mazzo. Basatevi sulla guida generale che vi è stata fornita precedentemente in questo video per creare la scheletratura del vostro deck. Quindi una volta formata la struttura portante, completate il mazzo colmando le lacune. Se sarete carenti in fattore di potenza, potrete aggiungere più carte con pitch ad 1. Se al contrario invece sarete manchevoli di risorse per lanciare le vostre azioni, dovrete aggiungere più carte con pitch a 3. Ora potrete scegliere, dopo aver appurato quale dei due campioni renderà meglio in combattimento, l'eroe che più farà al caso vostro, selezionando infine l'equipaggiamento, dando idealmente precedenza a quello specifico per la classe e poi al generico. Quindi, concluso anche questo passaggio, gettatevi nella mischia. Questa guida rapida su come affrontare un torneo Sealed mi è tornata particolarmente utile nel momento in cui ho dovuto affrontare questa modalità di gioco per Flesh and Blood. Purtroppo non ho fatto granché, anche perché stavo utilizzando un campione che non avevo mai giocato prima, ma ho dato del filo da torcere a diversi combattenti presenti in sala, avendo uno schema ben preciso in mente per costruire un mazzo piuttosto competitivo che tutto sommato mi ha divertito molto. Questo modus operandi, ripeto, potrà essere utilizzato in qualsiasi set di Flesh and Blood per garantirvi un'esperienza unica anche se vi ritroverete a giocare le ultime espansioni del gioco e soprattutto anche se sarete nuovi a calcare le arene presenti su Raid. Per completare il tutto, in descrizione vi lascerò il link all'articolo dedicato a cura di Jason Chang che è stato di ispirazione per la creazione di questo contenuto. E voi, quale eroe vi piacerebbe impersonificare durante un torneo Sealed? E perché? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.